Senatore Bitonci, questo piano del lavoro presentato dalla Lega si chiama sviluppo e lavoro non a caso, perché il lavoro non parte se non si rilancia l'economia. Sì, perché si parla molto di lavoro, però in realtà se non ripartono le aziende non si può neppure ripartire con il lavoro e trovare il lavoro per i nostri ragazzi, ma soprattutto per le migliaia e migliaia, e sono purtroppo 3 milioni di disoccupati in tutto quanto il paese. Quindi il nostro è un piano che in 5 punti, sono 5 punti importanti, si poteva parlare di tante altre cose, ma abbiamo voluto sintetizzare soprattutto il punto 1 sul lavoro, come anche il punto 2 per quanto riguarda l'occupazione sempre degli over 50. Questa importante cosa che ha detto il nostro segretario Matteo Salvini, che riguardo a questa distinzione ormai antistorica tra i contratti tra lavoratori dipendenti del pubblico impiego e quelli del privato. E poi Giancarlo Giorgetti ha parlato di banche, di come dovrebbe essere separata l'attività bancaria, quella caratteristica delle banche, da quella speculativa, cosa che adesso assolutamente non è. E poi l'ultimo punto di cui ho parlato io, che è quello relativo alla tassazione. La tassazione è un sistema ultra semplificato in cui i lavoratori autonomi e piccole aziende che fanno pagamenti tipo tracciabile con i stati conti bancari pagano un'imposta sostitutiva, però non tengono la contabilità, che questo è un costo che sommato al costo della burocrazia è stato calcolato superiore ai 5 miliardi di euro. Le nostre sono proposte direi molto anche concrete, attuabili. Abbiamo depositato anche altre proposte di legge, sempre in tema di lavoro e di impresa. Noi pensiamo che sono proposte fattibili, che possano essere attuate subito e con coperture certe. Abbiamo parlato di costi standard, ricordiamo come un recente calcolo di applicazione di costi standard sulla sanità del comparto Veneto-Lombardo provocherebbe un risparmio di ben 30 miliardi, che pare due volte la manovra finanziaria, legge di stabilità che è stata approvata. Quindi l'applicazione del federalismo con i costi standard porterebbe delle risorse per poter finanziare queste ipotesi di sviluppo.